Ok, ciao a tutti, buon pomeriggio. Stiamo intanto che si colleghino, bentornati al nostro aperilibro. Spero tutto a posto. Oggi, ciao, ciao ragazzi. Oggi sono esaltato visto che la mia ospite è una VIP. Quindi sono molto, molto contento. Eccola qua, è già arrivata, guarda, subito sul pezzo. Diciamo che sì, connetti. Guarda, abbiamo già superato. Eccola! Ciao, ciao Vale. Mi senti bene perché non ho l'auricolare? Mi sento benissimo. Anch'io non ce l'ho. Mi senti bene? Sì, assolutamente sì. Altri ci sentono? Oh, abbiamo già battuto il mio record di visualizzazioni, cioè abbiamo già spaccato tutto, guarda. Stavo dicendo che sono esaltatissimo perché oggi c'è una VIP qua con me che mi fa compagnia, quindi Sicuramente una VIP, guarda. No, non è vero. Non è vero. Sono tutto bene. contenta e soprattutto mi ha fatto piacere che tu mi abbia invitata perché è stata sicuramente una cosa diversa a cui non ho mai partecipato. Quindi sono molto contenta che tu mi abbia invitata. Mi fa già esaltare, diciamo, sono contento. Te tutto a posto? Sei giù in Salento, no? Sono qui in Salento, stamattina c'erano ben 23 gradi, ho fatto una passeggiata per fare spese ai miei giri, che ovviamente adesso sto iniziando a fare perché sennò chiusi dentro casa è una tragedia. Prima c'era la mamma che mi portava la spesa, adesso mi sto attivando perché... E sono in Salento, devo dire che si sta bene, la situazione ovviamente è un po' complicata per tutti, come lo è anche al nord, soprattutto al nord, però dai, si va avanti, si sta bene, Bello, dai. bello, ti invidio un sacco, non so se riesci a vedere, oggi ho messo maglietta Salento Guarda, 12, no? bravo. Tra l'altro mi è arrivato stamattina un ricordo su Facebook di me, mia sorella e mio cognato che 2 anni fa festeggiavamo oggi la promozione del Lecce in Serie A, quindi guarda. Vero, Ed vero, vero, eravamo c'è bene. cioè, tanta Ti roba, tanta dirò. roba. Però Allora, prima dai. di iniziare intanto saluto tutti quelli che stanno partecipando, che oggi sono veramente tanti. Poi volevo giusto un attimo per chi mi conosce raccontare cioè, come ci conosciamo. Noi, vabbè, io ti seguivo da quando giocavi a Busto da semplice Sì. tifoso. Poi ci siamo beccati giù in Salento per caso 2 o 3 anni fa. Però non so se tu ti ricordi. Eh? Ormai ci becchiamo ogni anno, per Sì, fortuna. beh, ormai è tappa fissa, paura che quest'anno forse salterà, però. Ma io Ma dai, ho un speriamo aneddoto di che no. non so se tu te lo ricordi. C'è ancora una piccola speranza. Tutto è possibile. Io poi ho un piccolo aneddoto, non so se tu te lo ricordi, non credo, però io un bel po' di anni fa scrivevo per un sito sportivo e la prima giocatrice che ho intervistato sei stata te, dopo una partita di Champions League l'anno che Booster. È tutta una storia intreccio, un destino che ci lega. Questa volta però ho cercato volutamente perché avevo piacere a parlare con te di libri. Ti ho un po' spiegato, come funziona l'aperilibro. Niente, una chiacchierata. Vale, chiacchieriamo come se fossimo al bar. Io mi sono preparato chiaramente con lo spumante. Oggi tu sei un Guarda, atleta. ti faccio ridere perché io ho la Fanta, cioè nel senso, Ma tu sei un io... atleta, è giusto così. No, non è tanto quello, è che io non amo né gli alcolici che non mi piacciono, faccio veramente fatica, e tantomeno, sai, i crudini come mi hai consigliato tu, ma purtroppo non li amo, quindi mi sono attrezzata Ma con la Fanta. ci Guarda. mancherebbe, intanto guarda, brindo alla salute di chi ci guarda. Alla salute! Così comincio subito a chiederti se in questa quarantena hai avuto modo e tempo di leggere, se sei un amante della lettura o. Sì, Non è allora. un'attività che ti piace, diciamo. Cominciamo un attimo così, giusto per. No, è un'attività che mi piace. Partiamo anche dal presupposto che io sono una che aveva smesso di studiare, quindi anche la lettura, cioè nella lettura ritrovavo quel qualcosa che magari mi mancava dallo studio, no? Quindi mi piaceva leggere tanto. Adesso col fatto che da settembre scorso ho ripreso a studiare, magari cerco più di concentrarmi sui libri che ho dello studio, tutte le cose che devo studiare, che altro. Però, quando ero in Polonia, ho letto questo libro. Non so. Ah, sì.
lo vedo. popolato in questo periodo. Allora, siccome io sono amante di questo genere di libri, ho letto questo libro e da quando sono arrivata a Lecce ho letto questo, che ho trovato qui a casa di mia nonna. Ah, ok, sì, leggo, leggo. È un libro non nuovissimo, ma l'ho trovato a casa di mia nonna e mi ha colpito molto, infatti l'ho letto in un giorno, cioè è stato veramente, veramente, veramente bellissimo, devo dire. Quindi ora ti dico, non sto leggendo nulla, ma perché sono qui a casa di mia nonna e faccio fatica a trovare dei libri interessanti, perché comunque parliamo di una casa un po' vecchietta. Però mi sto già attrezzando tramite internet per capire quale libro può interessarmi e la prossima volta che avrò l'opportunità di uscire e cercare una libreria, ovviamente troverò un libro che mi interessa. Però questi due sono stati quelli là più interessanti. Nel frattempo sto leggendo Focus, che io lo amo come Vabbè, ciao. giornale. Sì, Quindi, tra alla l'altro, cultura poi. adesso che hanno messo anche la funzione interattiva, non so se l'hai visto, in 3D, tu lo guardi col Ah, sì. cellulare e sì. È pazzesco, è una roba pazzesca. Quindi Molto dai, figa. Vabbè, mi sto muovendo in quel senso, ecco. certo, si fa quello che si può. Hai anticipato una domanda che volevo farti. Quei libri lì che ci hai mostrato, hai detto che appartengono al genere che più ti piace, non è quello che leggi Sì, maggiormente. diciamo che io sia per i libri che per i film sono molto coerente, nel senso che non amo né nel genere del film né nei libri, non amo tanto sai, la violenza o comunque cose di, come si dice, di guerra, tutte queste cose storiche, non le amo, amo Sì, più, io sono più pacifista, romantica, esatto, sì, sono romantica pacifista. Peace and Love, cartoni animati, film d'amore, comici romantici, comici, cioè tutte robe comunque molto tranquille che mi alzano un po' l'umore, perché sai, soprattutto in questo momento, se ti metti a leggere qualcosa di triste o a vedere un film triste, cioè uno si può anche ammazzare, no? E quindi sì, diciamo che in generale sono un amante di questi libri che comunque sì, parlano d'amore, ora non esageriamo, cioè comunque delle storie particolari legate più magari all'amore, alle amicizie, a queste cose più, ai valori positivi, diciamo, ecco. Allora, sì, certo. Vuoi farci, come posso dire, una recensione di tutte e due o di uno dei due, di quello che ti è piaciuto di più, visto che Guarda, te lo spostiamo. l'ultimo che ho letto mi ha stupito perché praticamente era un libro in cui affrontava sette fasi della vita, diciamo. Cioè, è partito come due persone che si incontrano, si chiama Il vento dell'oceano perché queste persone si incontrano praticamente su uno scoglio Ah, e ok. uno di questi due praticamente sviluppa, questo libro, come vedete è piccolo, quindi è molto piccolo, però è sviluppato in sette piccoli capitoli in cui ci sono praticamente le lettere scritte da uno di questi due dove sviluppa appunto i valori che a lui hanno colpito e che l'hanno fatto crescere nella vita. Infatti c'è un pezzettino che mi ha colpito da morire, poi io mi faccio le foto ai pezzetti che mi piacciono, quindi ogni tanto faccio anche qualche storia su Instagram, però per dirti, lasciati portare alla scoperta dell'autentico senso della vita, quindi parla proprio di questi sette valori che hanno aiutato questa persona a cambiare nel corso della sua vita e vedere le cose in maniera differente, quindi è veramente pazzesco. L'altro ovviamente è il classico libro d'amore che finisce Tutto durante. bene. Allora, nel bel mezzo del libro ci sono tanti intrighi, tante cose tristi, tanti avvenimenti che possono spiazzare il lettore. Alla fine, però, c'ha questa fine che ora magari qualcuno non l'ha letto e voleva leggerlo, però comunque è una. Hai già spoilerato. Ho già spoilerato. No, no, però nel senso non si sono detto come finisce, soltanto che finisce in maniera positiva, non si sa per chi. Quindi, no, questo devo dire che questo libro è molto più romantico. Infatti, tu, ma per sempre, sicuramente fa capire una fine romantica di un amore. Sì, Ecco. certo. Tanto qua sono in tanti che ti salutano, più i miei ragazzi, quelli che alleno, che tifano per me, come sempre, che sono qua a supportare. Quindi vabbè, ci sta. Tutti, vedo piano piano, ma quando parlo non riesco a fare tante cose contemporaneamente. Allora. No, ma esatto, quello anch'io. Mentre tu parli, ogni tanto li leggo, ma poi perdo, me li perdo, Esatto. quindi. E invece tu che libri hai letto ultimamente? Allora, guarda, io ne sto leggendo tanti, ho alternato un po' i generi, sono partito da Stephen King, poi un libro più Tu leggi romanzato. libri seri, non come me, cioè, capito? No, vabbè, ma io vabbè, sono meno peace and love io.
Certo, no, no. Anche come serie TV, cose mi piacciono un pochino le cose più intriganti e più a tema storico, diciamo. Ho finito Berlindone e adesso mi sono lanciato invece in una lettura, devo dire, tosta. Non saprei come definirlo, sto leggendo un libro che riguarda l'Opus Dei. Sì, è un libro del 2006, che appunto sta tramite delle, come si dice, testimonianze, racconta un po' i lati oscuri dell'Opus Dei, però aspetto a giudicare anche perché voglio prima bene finirlo. Diciamo che è abbastanza particolare, ecco, non è una lettura leggera. Infatti c'è Beh, mia sorella. tra l'altro, in questo periodo stanno uscendo anche tanti film, sì, film, io mi sono fissata con questi film, sì, anche film. Film e libri che riguardano comunque queste storie delle pandemie, no? Cioè, stanno Anche spopolando. sì, beh, certo. Mi sono rifiutata di comprarli apposta e anche di guardare il film che sta girando Contagion, mi sono rifiutata perché preferisco non guardarlo per evitare altri comunque problemi mentali che già in questo momento ci sono, ecco. No, 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 infatti, no, assolutamente. Ma questo è un libro appunto relativamente vecchio, nel senso 2006 non è recentissimo. Me l'aveva regalato mia nonna e non avevo mai avuto tempo di leggerlo, anche perché, come ho sempre detto, cioè a me piace leggere, ma ho sempre letto in vacanza, perché durante l'anno, tra una cosa e l'altra, il tempo è poco e si fanno delle scelte, quindi mi butto magari a vedere qualcos'altro. Adesso che ho avuto tempo libero, ho ripreso in mano i libri e mi hanno davvero preso bene. Però diciamo che rispetto a te sono un pochino più particolari come genere. Ah, vabbè, ma ci sta, io prima ho parlato di libri seri perché i tuoi hanno un contenuto sicuramente più, diciamo, non ti dico pesante, passami la parola, nel senso un contenuto che comunque devi riuscire a interpretare da subito e farti prendere. Io invece leggo comunque dei libri che sono un po' più tranquilli, come ho detto prima, ma anche perché sono una a cui piace leggere e guardare film come un... Cioè, i momenti in cui magari uno ha bisogno di tirarsi su, cioè sono quelle situazioni che mi piace usare per No, no, coinvolgermi certo. positivamente, cioè, quindi voglio dire, alla fine è No, no, normale. Cioè. certo. Io lo dico sempre, per me un libro è una sorta, adesso a parte questo che è molto più particolare rispetto a quelli che leggo, però per me il libro è più un viaggio mentale, no? Quindi mi piacciono comunque cose. Quello Esatto. che dici tu e che mi hanno raccontato anche altri, lo vivo diciamo più con la musica, ecco, quando devo tirarmi su preferisco, più che leggere un libro, che comunque è un'altra dimensione, per me preferisco affidarmi più alla musica. Vabbè, il film è un altro tipo di discorso, diciamo che. Assolutamente, sì, sulla musica altra, anche lì sono amante della musica romantica, infatti il mio fidanzato un po' ogni tanto dice, però che palle, no? Cioè, perché voi siete uomini, allora non avete quel coinvolgimento musicale che abbiamo noi, capito? Cioè, Ma, no, dai. beh, chiaro, chiaro, ma diciamo che noi interpretiamo il romanticismo in maniera nostra, diciamo. Adesso Sì, non lui so mi che manda... genere. Ogni tanto mi manda qualche canzone, sai, di Nicky Jam, queste canzoni reggaeton, per lui sono dediche, ma no. Cioè, la critica è una canzone romantica che uno può comunque interpretare, capire, tenere in un momento, no, di, che ne so, sai, quando sei a casa, che ascolti la tua musica, e invece no. Vabbè, però voi siete uomini. Certo. Sì, certo, noto un po' di sarcasmo in questa. Però se è collegato, può Ma, sapevo, allora, suggerire. si doveva collegare, però non ci spero perché stava giocando alla PlayStation e anche lì... Neanche lì la PlayStation per uomini è comunque un momento sacro, per cui ho detto guarda, se riesci va bene, altrimenti non fa niente, ecco. Guarda, adesso penso che i miei ragazzi possano dargli ragione. Adesso commenteranno sicuramente guarda la PlayStation. Qua devi ascoltare se mi casi, vabbè, questa è pubblicità a me, mio socio, vabbè, quello ci sta. Ma i tuoi ragazzi a cosa giocano? Magari mi rispondono, a cosa giocano alla PlayStation? Adesso vediamo, eh. No, ma posso Perché rispondere al mio lui, perché. nonostante sia un cestista, ama giocare a FIFA, cioè per lui FIFA è intoccabile, il No, no, torneo online. anche loro saranno contenti, anzi, vedrai che adesso. Spero per lui che non si colleghi, sennò poi lo squideranno e lì sono problemi perché i ragazzi sono esperti. Ecco, subito, vedi, la prima cosa intelligente che sento. È appunto quello che stavamo dicendo. È giusto, Senti, giusto la così. tua fidanzata Scusa? non c'è collegata. La tua fidanzata non c'è collegata, non la vedo. È collegata prima, si è salutato prima, ti ha salutato, adesso è un po' che non commento. Vabbè, È un po' che non. un bacio.
Anche a lei spero di vederla quest'estate, ecco, dai, su, speriamo. Allora, io volevo farti adesso una domanda un pochino più specifica. Ecco qua che ti saluta, eccola. Che si è salutata. Eccola, ciao! Eccola lì. Allora, vabbè, il genere che appunto ti piace di più ne abbiamo parlato. Volevo chiederti se invece ti è capitato di leggere qualche libro scritto da magari qualche sportivo, qualche libro tratto dalla vita di qualche sportivo, se ti è piaciuto, se cosa hai riscontrato in questo genere di libri. Allora, ti dirò, mi piacerebbe leggere il libro di Miriam. Ammetto che mi piacerebbe leggerlo, non ho avuto possibilità di comprarlo perché nel periodo in cui è uscito il libro, io comunque ero, se non in Polonia, quasi, quindi mi piacerebbe comunque prenderlo e leggerlo. Poi ho letto di atleti, quello di Djokovic, il tennista. Ah, sì. Veramente è un bel libro perché mi ha colpito molto il suo modo di come vive il tennis e come è cambiata la sua vita professionistica da quando ha fatto questo cambiamento, sai, parlava di alimentazione, tante cose. L'ho letto tra l'altro diversi anni fa, quindi ho questo ricordo che mi ha colpito proprio del discorso dell'alimentazione, tante cose. E mi è piaciuto tanto. Poi avevo iniziato a leggere quello di Agassi, sempre un tennista. Sì, ce l'ho a casa quello. Non l'ho Solo ancora che letto. avendolo sull'iPad ho rotto l'iPad, allora adesso devo comprarlo. Quindi sono rimasta tipo al secondo o terzo capitolo, avevo iniziato. E vabbè, però ti dico, ci sono diversi libri che mi piacerebbe leggere degli sportivi perché sono comunque dei libri che, per quanto riguarda poi me che sono sportiva, mi piace leggere la vita degli altri documentata, magari, no? Queste autobiografie, queste cose sono molto interessanti. Quindi sicuramente. Come ho detto prima, quello di Miriam lo comprerò e poi vedrò un attimo se c'è qualcos'altro di interessante, sicuramente. No, Tu invece infatti, libro di no, sport. vabbè, l'abbiamo. Infatti Ormai. te lo chiedevo proprio perché appunto da sportiva mi piaceva. Allora, ti dico la verità, è un genere che non prediligo più di tanto, ma per il discorso che comunque facevamo prima, che comunque sia, alla fine sono biografie, non so come dirti, essendo probabilmente ancora abbastanza contemporanei. Per dire Sì, comunque un gioco, certo. non riesco ancora, ma ad esempio mi hanno regalato anche il libro di Ibra, ma al momento non li ho ancora toccati, non so, li sento ancora troppo, quasi troppo vicini a me, quindi non perdo un pochino quella dimensione di. Però tipo quello di Agassi ce l'ho, l'ha letto mio padre, tra l'altro, io non ancora, però ero interessato appunto a questo concetto qua, te che sei sportiva, e a questo Sì, no, punto ti infatti chiedo. dico, mi prende perché, ma sai, come dici tu, magari tu hai questa visione dei libri che giustamente li leggerai più avanti, ne sono sicura che ti piaceranno. Però per dirti, per me che sono sportiva, le testimonianze, queste cose sono carine perché ti aiutano anche a capire come uno vive la vita magari all'esterno, tutte le sensazioni. Ah, tra l'altro ho letto anche quello di Bovolenta, sono libri comunque che. Ma Sono quello libri deve essere comunque. anche importante, sì. Esatto, sono dei libri che comunque a me piace leggere, ovviamente se sono interessata al personaggio in primis, no? Perché comunque mi interessa anche sapere quello che c'è nel contorno della vita degli sportivi. Infatti io per dirti, ora mi ricollego un attimo, cioè ho visto anche magari diversi documentari su Netflix, che sono documentari legati allo sport, tante cose, cioè mi piacciono. Ora vorrei comprare anche il libro di Kobe, per esempio, no? Certo, Ci sono tante sì. cose, sì. No, no, cioè, Quindi. ecco, vedi, già il documentario comunque cambia sempre quella dimensione di cui ti parlavo. Un documentario, ti ripeto, al momento sicuramente non so, c'è un mio limite, diciamo, però il documentario è già molto più, come posso dire, interattivo. Ecco, un libro al momento sportivo faccio un pochino fatica, cioè devo mettermi lì, mentre ci sono libri che leggo molto più volentieri, quello devo un Certo. attimo mettermi nel mood di leggerlo. E Assolutamente, sono tu hai mai pensato di scriverla una sorta di tua biografia o qualche tua. d'accordo. Guarda, adesso fa ridere perché io, nonostante sia una donna del sud, non sono una grandissima cuoca, no? Però sai tu, sai benissimo che qui al sud si mangia bene, le nonne cucinano, cioè, no? Io, mia mamma, buon'anima di mia nonna, era una grandissima cuoca. Mia mamma che ha seguito le sue orme, e mia sorella
Idem, e io sono quella che è dedicata allo sport. Quando rientrava a pranzo tra un allenamento e l'altro, era oh no, vabbè, non ho tanta voglia, adesso faccio questo, una cosa veloce, mi riposo, no? E in questo momento sto scrivendo il mio quaderno, il mio diario della quarantena, dove praticamente mi annoto ogni giorno le ricette nuove che sto provando a fare. Quindi per me questo è già un libro, non è la mia testa. Ho scritto proprio il diario della quarantena e ogni giorno sfoglio la pagina con la ricetta o le cose che faccio. Però a parte questo siparietto, diciamo che mi piacerebbe scriverlo, però ovviamente non è così semplice, ecco, mi piacerebbe farlo senza dubbio, perché comunque penso che ognuno di noi abbia qualcosa da documentare, no, nella sua vita, quindi comunque si tratta di esperienze ed è bello condividerle se qualcuno ha voglia di condividerle con chi sta intorno. Però Sono certo, diciamo che per il momento ovviamente non mi sto muovendo per farlo, anche perché sì. No, finché no, beh, forse un po'. certo. Magari, no, magari a fine carriera potrei farlo, ecco, ora vediamo, cioè Sì, dipenderà ma molto. non è una domanda a lungo termine, diciamo. Tanto saluto Assolutamente. sempre tutti quelli che si stanno collegando, che dicono che non li caliamo, ma d'altronde se quando Valeria spiega devo ascoltare, non è che posso distrarmi. Adesso li ascolteremo, dai, leggeremo un po' di più. E Sì, sì, sì. tu hai mai il libro che ti ha colpito di più, invece? Sono curiosa. In questi anni, cioè quello che ti è Ma piaciuto di più. allora, io vabbè, sono molto particolare nel senso, il libro che io leggo più volte, ho letto più volte, è I Promessi Sposi, Ah. perché sì, ma mi è sempre piaciuto. Poi ci trovo un sacco di, come posso dire, di temi anche ancora attuali, diciamo, su cui riflettere. Quindi è un libro che mi è sempre piaciuto. Infatti, ogni tot lo riprendo in mano, lo rileggo, perché sembra strano perché tutti me lo dicono. Di solito anche a scuola è uno di quei libri che sta abbastanza, è abbastanza pesante. Invece l'ho sempre trovato comunque interessante, più che altro proprio per i temi che tratta. Ho sempre visto che sono temi comunque sia ancora attuali, volendo, quindi si potrebbe benissimo riportare a un mondo Ecco, io contemporaneo. a casa di mia zia, qua tra i libri che ovviamente usava lei alla scuola con mio zio, c'è La Divina Commedia. Ero un giorno tentata di prenderlo, ma sai quei libri proprio vecchi? Ero tentata un giorno di prenderlo. Poi purtroppo i miei libri di biologia e di anatomia chiamano, quindi in questo momento mi devo concentrare su quello, mi sa. E già lì è dura. Vabbè, perché tu sei più scientifica, diciamo, sei più del ramo scientifico. No, perché sto studiando scienze motorie, non ho detto cosa ho iniziato a studiare, ho iniziato a studiare scienze motorie e in questo momento, cioè, ovviamente fermo tutto, però appena ci sarà la possibilità devo comunque dare gli esami di biologia, anatomia, Vabbè, che certo. sono quelli più complicati, quindi diciamo che in questo momento mi sto concentrando su quella parte lì appena riesco. Qua, beh, i miei ragazzi mi chiedono ripetizioni sui Promessi Sposi, invece a te chiedono, Vali, come stai? Matteo, ciao Matte, un mio amico, un ragazzo che giocava a beach volley con me. Sto bene, grazie. Un bacione. Sì, vedo che stanno scrivendo, dai. Sì, no, siamo straseguiti. Oggi, guarda, sto veramente facendo audience, diciamo, ma lo share alle stelle, Ma non è merito mio, è merito tuo, tranquillo, alle stelle. perché stanno sicuramente apprezzando queste tue dirette costanti che fai ogni settimana. Meno male, mi fa piacere. Sì, no, beh, avevo chiesto appunto la roba della biografia più che altro perché penso che, visto che tu comunque alla fine giochi a un buon livello, immagino tu possa essere anche un esempio per giovani ragazze che vorrebbero magari intraprendere quella carriera lì. Quindi magari sai il racconto di chi, passami il termine, ce l'ha fatta, perché è vero, nel senso, alla fine Certo. il racconto di chi ce l'ha fatta e magari qualche aneddoto sarebbe, immagino io, piacevole comunque. Anche perché Guarda, tu io. hai una bella carriera tra Italia e Sì. estero, Dai, sì. Diciamo almeno che ho ti fatto auguro così di farne tante altro. esperienze di vita e pallavolistiche che sicuramente sarebbe bello da raccogliere in un libro, ecco, anche l'esperienza in Francia. Poi chi lo sa, magari ce ne saranno ancora nei prossimi anni. Io non so ancora in che verso andrà la mia carriera dopo quest'anno, vedremo un attimo. Però in generale, sì, per dirti, io in questo periodo, non so se tu lo sai, ma da 2 annetti ho una squadra di pallavolo che ho
l'ho aperto con i miei genitori, no? Dove abbiamo delle ragazze, e proprio in questi giorni, col fatto che io durante l'anno non riesco mai a esserci e mi dispiace veramente tanto, sto collegando con loro una o due volte a settimana, e questo già per me è importante, per loro anche, perché comunque, come dici tu, la mia esperienza, anche soltanto a parlarci giornalmente, avermi in palestra, sarebbe diverso riuscire a Certo, permetterla, no? Però adesso mi sto preoccupando inizialmente di riuscire a mantenere il contatto così, poi piano piano vediamo. Però questa cosa del libro sicuramente è una cosa interessante e vedremo più avanti se riuscirò a realizzarla o no, perché comunque non è semplice. no, Però ci no, proverò. certo. Anche per poi. Un mio ragazzo ti chiede dove hai giocato, perché giustamente non tutti magari seguono la pallavolo. Ci riassumi in breve la tua carriera? Allora, la mia carriera. Sono partita da una squadra di Lecce per le giovanili e tutto, ma quello non ci interessa, non penso che interessi. Quando sono arrivata in A1, io ho fatto un anno di A2 a San Vito dei Normanni, dopodiché 2 anni a Castellana Grotte, e da lì sono arrivata a Busto, dove ho fatto i 2 anni di Busto, che sono stati 2 anni sicuramente più importanti per la mia carriera e Infatti, scusa se ti interrompo, lo dice subito Andrea Bonfanti. A Busto hai lasciato un per. ottimo ricordo subito. Anche Busto è nel mio cuore, quindi ogni volta che parlo di Busto, per me Busto è Busto. Primo perché sono stati 2 anni speciali sia per le vittorie che per me personalmente, perché poi sono stati coronati con la convocazione nazionale, quindi sicuramente sono stati 2 anni molto importanti. Dopodiché ho fatto 2 anni a Piacenza. E poi ho fatto un anno in Francia, mi sono trasferita in Francia e quella è stata la mia prima esperienza all'estero. Rispondo a chi dice se c'era il bidet in Francia, non c'era. Fatto quest'anno in Francia, che anche è stato molto importante perché è stato il mio primo anno lontana, proprio così lontana dall'Italia, e devo ammettere che all'inizio è stato complicato, però è stata veramente un'esperienza di vita e pallavolistica ovviamente molto importante. Dopodiché sono rientrata in Italia, ho fatto un metà anno a Palmi in A2, dopodiché sono arrivata a Modena, dopo Modena a Legnano, che è stato un anno un po' complicato, però comunque io lo ricordo con tanto amore nel cuore, perché era vicino a Busto, era una zona che io amo, con delle compagne di squadra che comunque nel contesto generale siamo stati un gran gruppo, e quindi quell'anno lo ricordo comunque benissimo. E dopodiché ho fatto Scandicci, e questo anno metà e metà, un anno un po' così complicato tra Brescia e la Polonia. E per adesso ci fermiamo qui. Hai cambiato più squadre di Boriello, vabbè, ma la parte. Ma purtroppo è la carriera del pallavolista. Quando arrivi a È un fine po' più. carriera, cioè diciamo che la preoccupazione, solitamente dicono, ora la faccio come battuta, no? Però dicono che la preoccupazione sarebbe se uno cambia squadra ogni anno. Io bene o male 2 anni consecutivi nelle squadre le ho fatte, quindi per fortuna è una cosa positiva. Vabbè, è un altro mondo, diciamo, anche rispetto al calcio, quindi è chiaro che. Ma è un altro mondo generale, c'è anche sì, diciamo che la pallavolo è proprio, non è paragonabile, ecco, al calcio sotto quell'aspetto, anche perché solitamente, sai, nel calcio è tutto un discorso che c'è dietro al calcio. Nella pallavolo le scelte a volte vanno fatte anche per altro, quindi. Vabbè, certo, no, ma chi ovvio, ovvio, ovvio. Tornando a parlare di libri, ma mi leggo alla tua carriera pallavolistica, soprattutto quando eri all'estero e magari hai avuto la maggior parte delle tue compagne straniere, non che in Italia sia diverso, però vabbè, immagino che magari in Francia, ma anche in Polonia. Ti è mai capitato di parlare di libri, autori italiani, sono venuti mai fuori questi discorsi qua? Guarda, l'anno in Francia avevo delle compagne di squadra, molto, come si dice, molto più attive nella vita notturna. Piacevano tanto le serate, cose che a me personalmente non sono mai piaciute, forse soltanto un anno o due, ma veramente poco. Quindi diciamo che è stato un anno complicato sotto quell'aspetto, perché mi sono trovata benissimo con loro, ma facevo fatica a condividere magari quelle che erano le mie passioni fuori dal campo con loro, nonostante fossero comunque delle persone stupende e tutto, però è stato complicato sotto quell'aspetto. Quindi ti dico, ho condiviso con loro momenti esterni dalla pallavolo, ma sai, piuttosto una cena, un qualcosa, non si è parlato tantissimo di quello che poteva essere la lettura di un libro, purtroppo. Però ti dico, anche lì in Francia avevo provato a prendere, addirittura avevo provato a comprare anche un libro in francese, ma non sono riuscita a leggere tantissimo. Capivo tutto, ma
È comunque complicato, però ci ho provato e ammetto che ci ho provato. Ma di un autore, come No, si dice, non mi francese? chiedere. Ah, Non no, no, intendevo una lo ripresa. chiedere. No, 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 l'autore era francese, però non mi ricordo, sono passati diversi anni, non so neanche dove sia finito sto libro. Quindi l'avevo comprato, era un libricino piccolino che volevo provare a leggere perché quando ero in Francia la società aveva messo a disposizione di noi stranieri un madrelingua, no? E Ah, sì. quindi noi stavamo studiando in francese, per cui mi faceva piacere provarci. Ci ho provato tra la TV e il libro, diciamo che adesso capisco bene il francese, però da leggere proprio un libro intero, intero, se non pratichi No, tutti i no, è giorni, si fa fatica. difficile. Simo Imberti chiede la tua maglia, che sei la sua giocatrice preferita. Intanto Ma saluto anche guarda, gli altri. tra l'altro adesso io non so che fine abbiano fatto tutte le mie cose, perché io quando sono rientrata dalla Polonia avevo le mie valigie a Bergamo da mia sorella è ancora lì a Bergamo, non so quando potrò andare a recuperare la mia macchina, le mie valigie, cioè, quindi guarda, È un po' è un veramente bordello, è un po' un complicata. bordello. Invece in Polonia non hai provato a leggere il polacco. Sì, guarda, Anche c'ho un... il No, polacco. aspetta, no. In Polonia ho provato a comprare innanzitutto un vocabolario perché lì non mi hanno assolutamente, ovviamente, messo a disposizione un professore perché sarebbe troppo complicato, cioè ho imparato tre parole, tre o quattro parole in 3 mesi, veramente. Quindi è andata bene così, ecco, ho preso questo libricino e stavo provando a leggerlo, sai, le frasi principali, ma boh, ecco, vediamo un attimo se adesso ce l'ho di là. Ora dovrei cercare tra le tante valigie e potrei trovarlo. Però anche se fosse, non vi saprei leggere perché la pronuncia non l'ho mai saputa. Perché non avendo avuto un professore era complicato. Però dai, ci ho provato anche lì, ma è stato complicato. Sì, niente, niente, niente da fare. È chiaro. Senti, intanto, se qualcuno di quelli che ci guarda qualche domanda, sarebbe meglio tema letterario, perché se iniziamo a parlare di pallavolo, ho paura che qua poi degeneriamo, andiamo avanti 2 ore, perché anch'io avrei un sacco di domande sportive. Però se qualcuno ha qualche domanda, se no, un'usanza che c'è qua sarebbe quella anche di leggere un passo, se hai voglia, se c'è un passo che ti è particolarmente piaciuto, interessato. Altrimenti, come si dice, Guarda, posso leggo io che ho trovato una roba. posso dire che è veramente piccolo perché è in quel libro che ti dicevo del vento dell'oceano, uno degli insegnamenti che stava a fine capitolo, perché ovviamente a fine capitolo c'era diciamo questo piccolo versetto dell'insegnamento che aveva dato quest'uomo, e c'è questo pezzo veramente di 4 righe che dice: ora so che qualunque cosa, tra l'altro, aspetta, mi ha colpito perché forse perché siamo anche in un periodo abbastanza simile a quello che ho letto, eh. Quindi ti dico, ora so che qualunque cosa accada intorno a me, io posso sforzarmi di rendere questo mondo un posto migliore per viverci. Sono padrone del mio destino, il male non prevarrà. Dimenticando il mondo per un attimo, mi sono ricordato delle parole di mio padre. Shaun, che sarebbe il protagonista, qualunque cosa accada intorno a te, non mollare, hai ancora una vita da vivere qua giù. E Sì, una bella, è quindi molto. Sì. mi ha colpito tantissimo, mi è rimasto impresso da morire. I fans di. Intanto saluto i. Ciao! Ah, Saluto i fans di EUKS. Un saluto alla Polonia, ma non so come si dice in polacco, altrimenti lo saluterei. Cioè. purtroppo, se qualcuno di quelli che ci segue sa il polacco, ci aiuta. Io so il greco, ma non credo sia d'aiuto in questo caso. No, è Però bello, però vedi, ha scritto in vedo. italiano. Ah, sì. Vedo che comunque hai lasciato un bel ricordo ovunque, infatti. Cioè, Risponde una in casa. inglese. A big kiss from Italy to EUKS fans. Sì, loro sono, ma tra l'altro perché ti dico, io lo dico sempre che per me, io prima di tutto sono una persona, cioè ok, sono una sportiva e quello per carità è comunque importante, però per me la cosa più importante è sicuramente mantenere un rapporto umano perché una volta che l'atleta passa, l'importante è quello che la persona lascia alla gente a livello umano, poi per carità. Ma guarda, cioè ti fa onore, ma lo confermi anche volendo partecipare a una diretta così, alla fine di una persona che non ha, come si dice, non ho
né voci in capitolo né titoli, quindi Vabbè, anzi ti fa grande ma onore questo e te l'ha sempre fatto la tua stradisponibilità, quindi grazie. un Ma pregio. te l'ho detto, a me fa soltanto che piacere, ecco. Allora, io ti faccio un'ultimissima domanda, ma perché poi è legata al passo che volevo leggere io. Vai. Vabbè, il Salento è una terra ormai famosa per la Taranta, oltre che per tutta la cultura, diciamo, sia appunto musicale o comunque della cucina, eccetera, eccetera. Ultimamente, diciamo, oltre che per le spiagge, è comunque famosa per il mondo della Taranta, della pizzica. A livello invece di libri, ti è mai capitato di leggere qualcosa di un autore salentino? Hai letto qualcosa? Ti dico, proprio l'altro giorno stavo guardando sempre nella libreria di mia zia, che tra l'altro è grandissima, ma sono tutti i libri di mio zio e mia zia di quando andavano a scuola, quindi è complicato, no? E stavo guardando questi libri in cui c'è tutta una fascia di libri del Salento e ne volevo prendere uno. E infatti, mo, la cosa che farò sicuramente tra oggi e domani sarà prendere uno di questi libri perché sono curiosa di vedere. Non ho letto bene chi fossero gli autori o cos'altro, però è un libro che uno di questi mi piacerebbe leggerlo. Tu l'hai letto, immagino. Allora, io il primo libro che ho letto che trattava del Salento, L'ora di tutti, adesso perdonatemi ma non mi ricordo l'autore, anzi l'autrice, è un libro però storico che parla della guerra dei turchi a Otranto. E poi invece il libro più, diciamo, più Salento-Salento, che è quello da cui vorrei trarre il passo che ora vi leggo, è questo qua, è quello scritto da Nandu Popu dei Suzhou System. Non so se Sì, tu... l'avevo Io sentito. adoro... Adoro il Sud, non solo per una questione, diciamo, campanilistica, ma perché comunque, vabbè, è un genere musicale, è un genere di testi che mi piace un sacco. Quando era uscito questo libro qua, l'ho letto, penso, in mezza giornata, perché comunque parlando di luoghi a me vicini, perché scendendo sempre, avendo i parenti. Certo. Poi tu scendi anche nel periodo in cui, diciamo, è il periodo più bello da vivere anche qui giù, non perché d'inverno non si va bene, però sai, l'estate è il periodo in cui ci sono anche tutte queste danzol, queste cose Sì. dedicate ai sud, tante piccole cose, ecco, quindi è Sì, bello, ecco. esatto, diciamo che ho avuto la fortuna comunque perché adesso, a parte i primi anni, quando ero proprio piccolo, penso, mi sembra da quando ne ho 10 forse, abbiamo continuato a scendere ogni estate, quindi ho proprio vissuto il Salento crescendo con lui, cioè da quando le prime volte Immagino. si andava giusto alle feste di paese, in spiaggia non c'era nessuno, agli anni d'oro, speriamo adesso comunque di continuare a poter Ecco, quest'anno vedere. secondo me della Taranta No, no, quello salterà. sicuramente, ma infatti sarà comunque una perdita, però giustamente adesso non è comunque il No, momento come di contare. tutti mi chiedono, ma tu sei d'accordo allo stop del campionato? La mia risposta è sì, assolutamente. Cioè, perché penso che in questo momento ci siano cose più importanti da cui pensare, quindi quello che si sta vivendo è chiaro che è una situazione No, surreale, ma dobbiamo comunque riuscire a conviverci per un po'. no, assolutamente. E il passo che ho deciso di portare, penso che tu ti possa immedesimare bene perché parla degli ulivi, è il passo più famoso, penso, del suo libro. Lui stesso, quando lo presenta, tende a leggere questo passo, che diciamo che per chi ama il Salento o chi è salentino, penso che lo Esatto. trovi molto emozionante perché è una descrizione degli ulivi che adesso stanno vivendo comunque un periodo particolare con la xylella, la tape, eccetera, eccetera. Quindi. Assolutamente. Allora, io brindo la tua salute, Valeria, e ti ringrazio tantissimo, intanto. Ma brindiamo, no, grazie a te assolutamente, ti ho detto, mi fa piacere. È sicuramente una diretta diversa che faccio da sportiva, non mi era mai capitato, quindi sono molto contenta. Fa molto piacere anche a me. Io adesso leggerò il brano, poi salutiamo tutti gli altri magari si sono collegati all'ultimo. Io intanto ricordo che io la diretta la tengo attiva per 24 ore e poi ho trovato anche il modo di salvarla. Quindi Ah, se sì? qualcuno... Sì, ho trovato, anzi, non l'ho salutato prima, saluto Quasi Sardo che si è collegato prima, non so se ci sta guardando, che lui è colui che riuscirà a salvare questa diretta perché io non è che sia molto sul pezzo. Quindi se è ancora collegato Quasi Sardo lo ringrazio in anticipo, se no poi lo ringrazierò in privato. Quindi nel caso qualcuno fosse interessato,
potrà guardarsela più avanti. Comunque, per 24 ore la nostra diretta rimarrà, quindi Ah, a ringrazio posto. anche chi si collegherà dopo. Faccio questo breve brano. Ne ho visti di ulivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale, come se la natura li avesse affidati a un artista strambo che con le sue sculture vuole esprimere solo stupore. Gli ulivi sembrano l'istantanea di un movimento convulsivo, alberi autolesionisti che si squarciano il ventre per creare caverne in cui vivono animali, insetti e folletti dai capelli rossi. Alberi che annodano i propri rami per ingannare le simmetrie e che anche quando il vento è assente e sono immobili, appaiono fluidi e impetuosi come dervisci roteanti. Gli ulivi di queste brulle e arse pianure posano come divi esibizionisti che ostentano le proprie forme, sicuri di essere unici. Avete mai osservato la sezione di un tronco di ulivo? Fatelo, scoprirete che questi grandi contorsionisti, capaci di trasformarsi nei volti di anziani severi e racondi, posseggono un'anima eccentrica e non concentrica come gli altri alberi. Vecchi più dell'uomo, ci spiano da tempo, carpiscono ogni nostra intenzione, non esitano a incuterci timore. A voi gli ulivi fanno paura? A me sì, talvolta. Forse per via di un cartone animato che ho visto da bambino, dove una quercia antropomorfa spaventava gli umani, colpevoli di aver distrutto la natura. L'aspetto minaccioso, furibondo di quella quercia mi impressionò enormemente, ma non le sue ragioni. Perché io ero dalla sua parte. Da quel momento abbracciai la sua causa e per cementare il sodalizio decisi di trasformare la quercia in ulivo. Perché nell'immaginario dei bambini salentini l'albero per eccellenza è l'ulivo. Bello. Sì, Dai, è un... adesso vado a comprare il libro. Mi hai aperto un mondo. No, no, guarda, è molto bello anche perché lui, oltre ad essere cantante, è anche un biker, nel senso di bicicletta, gira molto in bicicletta e questo brano, questo libro racconta praticamente tutte le controversie salentine, cioè molto, come posso dire, cioè cerca di far luce anche comunque su temi più ecologici, ecco. Certo. È stato scritto ancora prima della Xylella, però parla già di temi tipo Cerano, quelle cose lì. E lui tramite la bicicletta fa proprio un excursus della penisola salentina, praticamente, con i suoi pro e i suoi contro. E questo è il brano, il passo secondo me più figo, perché nell'immaginario penso di tutti il Salento comunque sono gli ulivi. Cioè io capisco di essere arrivato, vabbè già in Puglia comunque l'ulivo è, però quando arrivi alla Sì. superstrada o alla Quando fai tangenziale, distese di ulivi, sì, esatto, sono sai che sei arrivato a casa, diciamo. assolutamente sì, quindi è un libro che dovrò leggere allora, Te lo consiglio sicuramente. perché poi guarda, cortissimo anche questo, è proprio veloce. Ah, No, no, è veloce. Poi se sei di lì penso che ti troverai. In tanti racconti penso anche dei nonni, cioè nel senso, credo sia un viaggio che per chi è salentino può viverlo anche, perché magari sono le stesse cose che ti raccontava tuo nonno. esatto, sì, assolutamente, assolutamente. Io ti Ma ringrazio tanto Valeria, è stato veramente un piacere, ti ringrazio tantissimo, ti auguro buona continuazione di quarantena, sperando di poter uscire il grazie prima possibile. Speriamo di a vederti in te. Salento e Speriamo. niente, in bocca al lupo per la tua carriera futura, poi Viva il vedremo dove lupo, finirà. grazie. Viva il lupo. Ancora non so dove proseguirà la mia carriera. Mando un bacio a tutte le persone che ci hanno seguita. Ti ringrazio tanto per avermi invitata, mi ha fatto veramente piacere. E niente, spero di rivedervi quest'estate qui in Salento. Ovviamente Certamente. incrociamo le dita, speriamo innanzitutto che la situazione anche lì in Lombardia si stabilizzi un attimo e poi dai, Tra speriamo che. l'altro, esatto, hai fatto bene perché volevo salutare tutti i miei amici di Bergamo che ci stanno guardando. Speriamo che anche loro Io ne c'ho mia escano più sorella forte. precisamente da Lombardo, tra l'altro, quindi speriamo che questa situazione possa migliorare in modo da vederci quest'estate in Salento. Intanto ti ringrazio ancora, mi ha fatto piacere. E il mio fidanzato ovviamente non si è collegato, sta ancora giocando alla PlayStation, quindi gli dirò di guardarsi la Sì, tanto la trova, la trova. diretta. Assolutamente. E niente, un bacione a tutti e grazie mille. Ciao Vale, grazie a tutti. Buona serata, ci vedremo settimana prossima. Grazie. Ah, eccolo il mio fidanzato, guarda, fa schifo, si è appena collegato, giusto in tempo. Sì, può prendersi un ecco.
dobbiamo rifarla, eh? Dobbiamo ricominciare. Ricominciamo, ora che stavamo ai saluti, ricominciamo per te. Spero abbia vinto la PlayStation, perché sennò è anche nervoso, ecco. No, comunque ripetiamo, la trovi per 24 ore e poi al limite, Vale, ti girerò due mail, la diretta la girerai a lui, poi nel caso tranquillo. Grazie proprio mille. Tanto. Ciao. Ciao.